Una maggiore cooperazione sì, ma per una vera e propria difesa comune europea i tempi non sono ancora maturi. Il tradizionale Consiglio europeo di fine anno si chiude oggi dopo aver suggellato l'intesa sull'unione bancaria, anche se resta lo scoglio dell'Europarlamento, e fatto progressi sulla politica di sicurezza e di difesa. Ma tra i 28 restano divergenze importanti su un tema cui non si dedicava un dibattito specifico da 8 anni, un tema fondamentale per l'Unione, come dimostrano le conclusioni del Consiglio europeo. Con circa 1,5 milioni di posti di lavoro e un volume d'affari di 96 miliardi di euro, questo settore è molto importante per l'economia europea, ma non solo per l'economia europea, come ben spiegato nelle conclusioni del Consiglio dedicate all'argomento. D'accordo sul voler procedere verso una collaborazione più stretta e una maggiore coesione, i leader europei esprimono visioni diverse, con il premier britannico David Cameron che frena su ipotetici eserciti europei. Con contraddizioni nell'interpretazione dei vari Stati membri su come contribuire alla difesa europea, sembra che occorrerà parecchio per raggiungere un fronte unitario su un'Europa più forte militarmente. Faribon Mavadat, Euronews, Brussels.